Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi video haul, vorrei mostrarvi un po' degli ultimi acquisti. In realtà credo che sia passato, non dico un mese, però quasi in realtà dall'acquisto di questi prodotti, però non ero riuscita insomma a girarvi il video prima, per cui ne approfitto oggi e vediamo quanti video riesco a girare oggi, visto che sono un pochettino tranquilla. Tra virgolette, vediamo insomma un po' di cose da fare, però volevo prendermi un attimino di tempo per girare questo video. Se poi ho tempo, farò magari anche il video dei prodotti finiti e un altro video che vorrei fare. Ora vediamo. Allora, prevalentemente sono acquisti fatti. Indovinate dove? DM. Ah, ecco, prima di iniziare. Questo è il trucco di oggi che ho fatto per il lavoro, quindi questo eyeliner grafico un po' particolare, abbastanza anche difficile da realizzare, devo dire, però sono abbastanza soddisfatta del risultato, credo che mi sia uscito abbastanza bene. Non sono identici gli occhi, però stamattina alle 8 quando lo facevo, in più avevo da litigare col computer e la cassa che non andavano. Per cui, insomma, l'ho fatto un po' così velocemente, però devo dire che in realtà a me piace molto. Avevo le labbra tutte glitterate, arcobaleno, e perché questo, il trucco di oggi era un'occasione come si dice, per celebrare, mettiamola così, Gay Pride, per cui il tema era un po' quello dei colori arcobaleno e noi l'abbiamo realizzato più che altro sulle labbra e poi sugli occhi questo eyeliner particolare. Se comunque vi interessa vedere le foto del make-up che avevo completo, quindi anche con le labbra, perché anche le labbra erano molto belle, proprio tutte super glitterate, le trovate sul mio profilo Instagram, sia nelle storie nella parte work, quindi nelle storie in evidenza, dove vi metto tutte le foto, diciamo, relative al lavoro, sia proprio nei post. Però adesso non so quando in realtà vedrete questo video, però insomma cercate, sicuramente ci sono. Allora, prima di appunto mostrarvi gli acquisti, dicevo, fatti al DM, tanto per cambiare, avevo proprio l'ultimo buono a disposizione di quelli da 5 euro che avevano regalato il mese precedente. Ne avevo presi due io, due se non sbaglio me ne aveva dati mia mamma, quindi diciamo che nell'arco di un mese sono andata tipo 4 volte proprio per utilizzare questi buoni. Ma poi io non è che mi fermavo ai 20 euro necessari per avere il 5 euro di sconto. No, ovviamente prendevo tutto quello che mi ispirava in quel momento. Soprattutto quest'ultima volta ho un pochettino esagerato, però fa niente, non ne voglio parlare. Prima di farvi vedere DM, però, ho giusto due o tre cose che non sono acquisti DM, ma sono acquisti vari. Ve li mostro tutti assieme, ma ve li mostro prima, così mi tolgo il pensiero anche di quelli. Allora, ho comprato un dentifricio, iniziamo, cerco di essere più sintetica possibile oggi. Spero, cerco, provo. Allora, c'era in offerta lì per i dentifrici biologici dell'Angelica a un prezzo conveniente, insomma, mi ispiravano e soprattutto mi ispirava il gusto perché era lime e menta. Ce n'erano anche diverse tipologie, io alla fine ho scelto questo. Non l'ho ancora provato, però ecco, mi ha incuriosito appunto sia il prezzo sia il fatto che fosse un prodotto, non diciamo biologico, perché in realtà di certificazioni io non ne vedo, però quantomeno estratti biologici. Sì, vabbè. Comunque un ottimo prezzo, un euro e qualcosa per un dentifricio ci sta. Poi ho preso la colorazione, mannaggia la colorazione, di Vital Care. Questa qui in realtà ve l'ho mostrata anche in altri video haul, però nella versione argento, che in realtà non ho ancora fatto. Siccome l'avrete visto nei video precedenti, insomma, avevo i capelli viola fatti dal parrucchiere questa volta, perché ero un po' stufa di continuare a fare l'antigiallo, il grigio, queste cose qua, quindi volevo dare una botta di colore che poi andasse a scemare in un colore più lillino che quello che volevo io. Quindi sono andata al parrucchiere, ho fatto questa cosa, mi è durato toh, un mese circa, iniziavano a sbiadire molto, soprattutto nella parte qua alta, iniziavo ad avere delle ciocche molto bionde e io odio il biondo, quindi ho detto è giunto il momento di dargli un'altra botta di colore. Per cui cosa ho fatto? Ho comprato questa colorazione qui che dice colorazione semi permanente e dura fino a 20 shampoo,
vedremo. Il problema cos'è? Che fin da subito, proprio da quando le indicazioni qua dietro cosa dicono? Che tu devi lavare prima i capelli, asciugare i capelli, sul capello asciutto puoi mettere questa tinta che è fatta così, l'ho già utilizzata per quello che ve ne sto parlando anche, e te l'ho già utilizzata circa metà, forse più. E poi andare a sciacquare senza rilavarli. Io così ho fatto, quindi prima ho lavato i capelli, poi ho messo il colore e poi sono andata semplicemente a sciacquarlo. Allora, all'inizio era bello scuro, quindi proprio come la confezione, quindi scuro, scuro, scuro sui capelli. Dopodiché anche le mani erano praticamente blu. E io già gli dicevo, ma come mai le mani sono blu, che questo colore deve essere viola? Non sarà mica un blu, un viola molto ricco di blu. Bene che non abbia tanto rosso, però neanche così tanto blu. Vabbè, lascio in posa, loro sono belli viola, scuri, scuri, scuri così. Vado a sciacquare e vedo tutto il rosso che scende. E a dove stava il rosso? Il rosso c'era, però mi sa che il rosso è quello che se ne va. Infatti dalle mie mani, che di Eugenio senza guanto, ma non lo sbatti di stare a cercarli, qua dentro non ci sono, quindi l'ho fatto così con le mani. Avevo tutte le mani blu, non viola, non rosse. E infatti anche dal capello tutto il rosso è iniziato a scendere, scendere, scendere. Dicevo, ma perché se ne va tutto il rosso? Mi rimangono blu, mi rimangono blu. E mi sono rimasti blu. Questo è il risultato. Qua in realtà non erano proprio così. Adesso li ho lavati praticamente una volta da quando l'ho fatto. Quindi apro e chiudo parentesi perché devo capire un attimino dove sta il problema. Ve ne riparlerò in un altro mini piccolissimo video apposito per recensirvi questo prodotto. Magari già lo giro oggi, ecco, però non voglio dilungarmi in questo video, quindi sappiate che non mi è uscito viola, ma mi è uscito un... Aveva dei riflessi un pochettino violacei in certi punti, che un po' si vede, in certi punti che sono un po' più viola. Il primo momento, vedete qua, un pochettino più viola. In video non so cosa si veda. Ma dopodiché, questo è il secondo lavaggio, è rimasto praticamente soltanto il blu, un po' più sbiadito rispetto all'inizio. Quindi insomma, è vero che costano pochissimo queste colorazioni perché costano 4,99 euro e io una di quelle argento mi ricordo che l'avevo pagata in offerta 3 euro e qualcosa. Quindi comunque se il colore vi piace e siete alla ricerca di una cosa un po' così ci può stare. Però credo che il prezzo valga esattamente la qualità della tinta perché tu non mi puoi vendere una roba che è viola e poi io mi ritrovo blu. Vabbè, aperta e chiusa parentesi. Poi... ho preso due, anche queste in offerta ovviamente era tanto che guardavo, le guardavo, le guardavo, tutte le volte che vado lì per cavolo mi tentano, anche perché ne sento parlare sempre molto bene, però detta proprio sinceramente secondo me hanno un prezzo un pochettino più elevato rispetto a quello che io mi permetto di spendere per questo genere di prodotti, però mi sono tolta lo sfizio già che li ho trovati in offerta e ho detto ma sì dai va benissimo. Allora, ho preso famosissima maschera di Garnier, quella Hydra Bomb, questa è quella idratante rivitalizzante, era quella che costava di meno, sono sincera. Questa qui, che ormai, vabbè, conoscerete tutti, in offerta a 1 euro e qualcosa, 1,50 euro forse, un prezzo del genere. Idem con patate per i patch occhi. Questi veramente, cioè, se non sono buoni, do fuori di matto perché... Con lo stesso prezzo, diciamo quasi, di questi patch, io da DM ne prendo una confezione da 3 e qua ce n'è dentro uno, cioè due, ma per i due occhi. Quindi, vabbè, insomma, questi qua, però ne avevo sentito parlare bene e quindi ho detto, ma sì, dai, proviamoli, almeno mi tolgo il pensiero, se poi non mi piacciono, non valgono i soldi che costano, mi sono tolta il pensiero. Poi, altri due prodottini invece, anzi tre, me li ha dati una mia amica che è stata da Sephora a fare degli acquisti, gli ha dato dei campioncini, non sapeva cosa farmene, quindi li ha dati a me. Qua ho il campioncino del profumo J'adore, che io j'adore. Io adoro, adoro, adesso le declinazioni francesi mi sfuggono in questo momento.
Comunque, questo qua mi piace molto, quindi l'ho preso volentieri. Poi mi ha dato di Alma, no, scusate, Alama, Alma, vabbè, questo trio di campioncini, monosize, non so come chiamarlo. Comunque abbiamo shampoo, maschera e bye bye spuntatina. Quindi questo è diviso in tre che proverò. Questo dice che è... Che dice? Vabbè, shampoo per capelli danneggiati e sfibrati, va benissimo per me, direi. Ristrutturante per capelli danneggiati e sfibrati, la maschera. E poi latte ristrutturante, appunto, bye bye spuntatina. Va bene, proveremo. E questa maschera, questa sono molto curiosa in realtà di provarla, questa qui. Che è una maschera, la chiama Primer Mask, credo che sia appunto da fare prima del make-up, quindi come base make-up. Non lo so, non l'ho ancora ovviamente provata, non la conosco, quindi non vi so dire, però sarà una di quelle appunto maschere in tessuto che dice 3 minuti, insomma, da istantanee, così per preparare la pelle poi a ricevere il make-up e non so quale altra funzione poi abbia, ve ne parlerò quando poi la proverò, però grazie, sono contenta, la maschera in più fa sempre comodo, piacere. Per finire, ultima ma non per importanza, Origins mi ha gentilmente omaggiato di due cose in realtà. Anche di questo, tra l'altro, trovate la foto su Instagram. E allora, è una maschera, la Drink Up, che è una maschera che io adoro di Origins. Questa però è nella variante con albicocca e qualcos'altro. Maschera 10 minuti, questo è un formato un po' più piccolino rispetto al solito, questo è un 75 ml, esatto. E insieme alla maschera mi ha omaggiato praticamente di un albero. Non so se conoscete Tridom, è una piattaforma praticamente online che ti permette di acquistare degli alberi in tutto il mondo e di tenerli monitorati, di dargli il nome che vuoi, di seguirli, di farli crescere. Ovviamente ci sono degli agricoltori che se ne occupano, che li fotografano, che li monitorano e che ti danno tutti i vari aggiornamenti sull'albero che tu hai acquistato e che stai facendo crescere in chissà quale parte del pianeta. Io non ho potuto scegliere l'albero, insomma, che volevo, però mi hanno appunto omaggiato di un alberello, quindi sono andata sul sito, ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho messo un codice che appunto è riportato qua e mi hanno dato un sughero in Sicilia. E quindi è sempre, secondo me, una bella iniziativa, una cosa carina, il nostro paese poverino sta perdendo sempre più la parte verde e bella, abbiamo tantissime cose stupende per carità, però credo che portare avanti anche la parte più naturale, quindi l'agricoltura e tutto quello che è verde, è sempre una bella cosa. Io sto parlando dell'Italia perché ovviamente mi piace il mio paese e ci tengo, però questo vale ovviamente in tutto il mondo e questa piattaforma permette di piantarle in tutto il mondo. Però insomma sono contenta anche di averlo in Sicilia, tra l'altro il mio moroso, il mio fidanzato è mezzo siciliano, per cui ho i parenti giù, magari l'occasione per andare proprio a salutarlo il mio alberello, vabbè, comunque. E questi erano i piccoli acquisti che non c'entravano niente con DM. Venendo invece al DM, ok, allora tiro fuori a caso perché se vado con una logica non finiamo più. Prima cosa già utilizzata che mi sta salvando in queste giornate, oggi vabbè c'è il sole, però in realtà stamattina ha piovuto di maledetto, c'è stato proprio boh, il diluvio universale, poi adesso invece sembra che stia uscendo il sole, vabbè. Però in questi giorni ha fatto caldo e qui ci sono tante, tantissime zanzare. Mi tira la coda, mi dà un po' fastidio, scusate. Tante, 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 tante zanzare, per cui ho visto che aveva un prezzo veramente molto basso. Adesso vediamo, lo scontrino c'è, però se li trovo al volo i prezzi ve li dico, se devo stare a controllarli tutti, ciao. Ah, questo l'ho trovato al volo, 2,99 € per 100 ml contro i 4-5 euro che è il prezzo con cui trovate magari altri
repellenti per insetti tipo Autan, quelle cose lì. Io ho sempre preso quasi sempre Autan perché comunque per me è una garanzia, per me è uno dei pochi che funziona bene, soprattutto con le tigri, perché se ce n'è una nel raggio di qualche chilometro, questa viene a beccare me, viene a beccare la sottoscritta anche se ci sono 30 persone. Perché io ho bisogno di qualcosa di veramente molto molto pesante perché ho sangue molto buono e piaccio le zanzare e non solo. E quindi ho detto vabbè dai, proviamolo. Per il momento sta funzionando a tratti, nel senso che funziona ma non ha una lunga durata. Qua dice 8 ore per le zanzare, 4 ore per le... Cosa sono quelle zecche, credo? Sì, un massimo di 8 ore. Secondo me, se sudate, se magari vi bagnate, ok, un pochettino meno, perché lo metto quando magari poi vado fuori nell'orto, cose così, o comunque sto fuori. Ieri sera mi hanno appunto lo stesso. È vero che l'avevo messo un po' di ore prima, quindi magari non era più così efficace. Nel complesso tollerabile, cioè nel senso non mi stanno mangiando come mi mangerebbero senza, ecco. Quindi per il momento mi piace, vediamo un attimino come si comporta anche nei prossimi giorni, durante i prossimi attacchi. Poi ho preso, allora, un po' di roba, non so dove iniziare. Vai, partiamo da questo che è per la casa. Non c'entra niente, però boh, mi ispirava. Poi era una limited edition, quindi sapete che quando fanno le limited edition io lo voglio. Questo è semplicemente uno spray per gli ambienti, però mi piace avere la casa profumata, anche perché noi fumiamo anche in casa, quindi molto spesso c'è proprio odore di chiuso. Abbiamo tanta muffa, tanta umidità in casa con il fumo, con Nicola che quando si toglie le scarpe aiuto. Per cui comunque mi piace avere dei deodoranti in casa, anche di diverse fragranze da utilizzare un po' a piacimento. Ho quello al limone, ho quello alla mela verde, ho quello speziato, ho quello agli agrumi e adesso si è aggiunto anche questo di DM che è come si chiama? Quelli neri? Mirtilli. Però Frosted Blueberry dice qua, quindi boh, una fragranza fresca, però dolce. Va, spray ambiente, vabbè, agitare prima dell'uso. No, non dice niente sul gusto. Vabbè, non lo apro perché non vorrei. Ma in realtà qua non dà scadenza. Dove sta la scadenza? Non ci sta scritta. Vabbè. Comunque non lo apro adesso perché appunto ne ho diversi aperti, quindi questo lo tengo da parte. Prezzo relativo, boh, vediamo, giusto per farci un'idea. Se lo trovo al volo. Che nervoso. Non lo trovo. Ah, 99 centesimi. Giù di lì, ecco, potevo permettermelo. Poi ho preso le vitamine, quindi questi barattolini qua che trovate appunto sempre lì, ci sono diverse varianti, potassio, magnesio, vitamina A, vitamina C, vitamina D, quello che è. E questo è il multivitaminico, quindi 10 vitamine al gusto tropicale. L'ho preso prevalentemente per Nicola perché è un po' sotto sopra e ha bisogno di prendere vitamine, probabilmente lui perché i cambi stagione lo debilitano un pochettino. Io devo dire che tutto sommato sta abbastanza bene. Non ho voglia di fare un cazzo, però tutto sommato fisicamente più o meno sto in forma, cioè non ho, sai, quei raffreddori lì di cambio stagione, anche perché ha fatto un cambio stagione tragico, cioè proprio di botto, pioggia, schifo, brutto, freddo e poi caldo. Cioè, vabbè, comunque queste qua, pagate anche queste 99 centesimi per 20, 20 pastiglie, 20, sì, pastiglie effervescenti. Poi ho preso
Deodorante mi mancava, secondo me. Anche questa è una limited edition, quindi è un po' per quello che l'ho voluto prendere. Questo mi sono fatta un pochettino così prendere la mano per il packaging, per il tema, perché è ispirato alla Thailandia. Vedete, c'è scritto Cozy Thailand con gusto, dovrebbe essere fiori di loto e cocco. Quindi ha riaperto in me varchi della memoria che mi hanno riportato così in Thailandia e al benessere. Profumo di cocco e fiori di loto, esatto. E quindi insomma l'ho voluto prendere. Questo è uno spray corpo, quindi non specificatamente deodorante per ascelle, ma un deodorante spray corpo, quindi un po' come altri che avevo in diverse varianti che non erano insomma un po' per tutto, ecco. Anche questo non l'ho ancora provato, sono molto curiosa, ma aspetto perché ho veramente tanti deodoranti, quindi aspettiamo un attimino, però mi è incuriosito. Prezzo solito, 1 euro qualcosa. Poi ho preso, non che io faccia chissà quanti bagni in realtà, però vabbè, ogni tanto mi piace coccolarmi un pochettino, visto che anche Nicola ogni tanto mi chiede, ma abbiamo i sali? E va bene, prendiamo anche i sali. E ho trovato questa bustina, c'era sempre quella che avevo preso un'altra volta che era al melograno. Questa invece, che credo sia sempre un'edizione limitata, no, non c'è scritto, però boh, non l'ho trovata sempre. È al profumo di prugna e fiori di vaniglia. E a base di sale marino e olio di jojoba, quindi mi ispirava assai. La sento fine, quindi mi sa che sono dei sali fini, non dei sali grossi come quelli dell'ultima volta. E comunque mi piace avere in casa, non dico chissà quanti sali perché appunto non faccio spesso il bagno, però ogni tanto una piccola coccola, un po' di relax, ci sta. E mi piacciono sia i sali che i bagni, tipo con l'olio piuttosto che sì, quelle cose che mettete dentro e fate il bagno anche liquido e fate il bagno rilassante, molto bello. E niente, questo qualche centesimo, 70 centesimi, un prezzo così circa. Poi ho ripreso gli oli essenziali e li ho ripresi entrambi quelli che mi piacciono di DM. Che sono questi qua, quello alla lavanda e quello all'arancio. Allora, sono qua dice 100% non oli essenziali, però diciamo di origine naturale, ecco, diciamo così. Cosa che ovviamente ho chiesto anche alla commessa, alla ragazza insomma che lavora lì, e gli ho detto: scusami, secondo te posso utilizzare questi oli anche per l'uso sulla pelle, l'uso cosmetico, quindi sulla pelle, ovviamente non direttamente sulla pelle perché nessun olio o quasi nessun olio essenziale si può usare puro direttamente sulla pelle, però che ne so, mischiati alle maschere piuttosto che per delle ricettine insomma particolari, mischiato alle creme, mischiato a quello che è, tonici o quant'altro. E lei mi fa, guarda, in realtà non ne sono sicurissima. Lei mi ha raccontato che aveva provato a aggiungere qualche goccia di quello alla citronella che io ho, tra l'altro, ma che ho in sala in questo momento perché lo sto utilizzando proprio per le zanzare, in realtà in questo momento, quindi nel diffusore con la candela. E lei aveva mischiato una crema. Poi non gli piaceva l'odore, quindi in realtà questa crema l'ha regalata. Fa, non è successo niente, quindi le persone a cui l'ho data stanno bene, non ho avuto lamentele, per cui credo che non succeda assolutamente niente. Però non ne ho la certezza, quindi lei mi ha consigliato di scrivere al servizio clienti del DM, cosa che io in realtà avevo già fatto tempo addietro, forse la prima volta che li avevo acquistati, ma non ho mai ricevuto risposta, quindi dovrei ritentare. Nel frattempo, lo scorso video haul in cui vi parlavo dei prodotti Just, io perché mi ero fatta questo scrupolo? Perché prima di tutto costano poco perché costano 2,90 euro per 10 ml di prodotto. Questo sono uno alla lavanda e uno è all'arancio. Negli ingredienti, se noi andiamo a verificare quelli che sono gli ingredienti, che però vediamo scritti dove sono. Sul fondo
Sono riportati anche i classici Linalool, limonene e geraniol. Idem in questo qua all'arancia, limonene, citronellol, citral, pinene, linanol e geraniol, che sono degli allergeni. Sono a bollino giallo, se non sbaglio, poi dipende insomma che cosa consultate, però se non sbaglio dovrebbero essere un bollino giallo, perché sono degli allergeni. In realtà, appunto, già all'inizio quando li avevo acquistati avevo questo dubbio e ve ne avevo parlato e vi avevo detto: ma secondo voi posso utilizzarli o non posso utilizzarli? Datemi qualche consiglio, se ne sapete qualcosa ditemelo, perché io questi ingredienti non riesco bene a capire che cosa siano. So, perché si dice sempre che gli oli essenziali costano tanto, che gli oli essenziali sono puri, se sono puri devono avere solo quello all'interno, e quindi dicevo: cosa sono questi ingredienti? Però il mio dubbio nasceva dal fatto che questi ingredienti li trovavo scritti anche in diversi inci di prodotti che noi andiamo a utilizzare tranquillamente sulla pelle. Quindi il mio dubbio nasceva da lì, insomma, che sono, a cosa servono, perché sono in questi oli, perché sono in altri prodotti cosmetici che io comunque vado a mettermi in faccia. Se ci sono lì, probabilmente non mi fanno male neanche se stanno qua. E questa era la mia domanda che mi sono posta anche quando vi ho mostrato l'olio essenziale di Just, perché ovviamente la rappresentante mi ha spiegato che questo posso utilizzarlo tranquillamente sul viso ed è anche indicato sulla confezione che va bene per le pelli grasse e impure, che ha proprietà schiarenti, quindi comunque si presuppone che è un prodotto che va a contatto con la pelle, magari non direttamente, però sicuramente a contatto con la pelle va. E come ingredienti erano riportati gli stessi appunto ingredienti riportati qua. Quindi dove sta scritto? Adesso non lo trovo più l'inci. Non lo trovo più, forse all'interno. Comunque anche qua limonene, eccetera, eccetera. Per cui sono andata a ritirare fuori il mio libro, perché io mi ricordavo che avevo letto da qualche parte questa storia. E allora sono andata a tirare fuori il mio libro, questo qua. Slow Cosmetic, perché mi ricordo che ne parlava. Io ripeto, pochissima memoria, per cui quando l'ho letto al momento non ci avevo fatto più di tanto caso. Quando poi mi sono posta questo quesito, ho detto: andiamo a controllare. Ed effettivamente vi leggo una parte, giuro che sarò brevissima, ma è importante. Allora, una parola sull'elenco ufficiale degli allergeni. La normativa europea relativa ai cosmetici elenca le sostanze aromatiche considerate allergeniche. Se queste molecole sono presenti nella formula, per esempio in un profumo o in un olio essenziale, devono comparire esplicitamente nell'inci sulla confezione. Molto spesso alla fine dell'elenco troviamo dunque nomi di allergeni che non sono ingredienti propriamente detti, bensì composti di ingredienti. Ecco l'elenco di sostanze aromatiche allergeniche la cui presenza va riportata sulla confezione di prodotti cosmetici in Europa, pertanto da evitare se si è allergici a una di queste. Tra cui c'è tutto un elenco, tra cui alcol etilico, etilico sì, benzoato, eccetera, eccetera. E ci sono appunto cinnamal, cinnamil, citral, citronellol, non so neanche se si leggono così, limonene, linanol, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi che noi abbiamo ritrovato anche qua. Ecco svelato quindi l'arcano. Sono praticamente delle parti della sostanza profumata, ed è per questo che li ritroviamo spesso in molti dei prodotti che poi hanno esattamente quel profumo, un po' gli agrumi, profumazioni agrumate, eccetera, eccetera. Non è detto che appunto siano allergici e siano allergici, sì. Non è detto appunto che causino appunto irritazioni o allergie a qualcuno, cioè se una persona lo è allergica a queste sostanze o intollerante a queste sostanze, ovviamente avrà delle reazioni, ma se voi non lo siete probabilmente non vi succederà nulla. L'unico problema, l'unico arcano che mi rimane, perché quello di Just so che
me l'hanno assicurato che si può usare sulla pelle e anche il prezzo, che è abbastanza considerevole, mi riporta un olio essenziale effettivamente puro di buona qualità. Questi, l'unico dubbio che ho io è sul prezzo perché è veramente molto molto basso. Comunque vi dico la verità, io già questo l'ho utilizzato nel tonico e non mi è successo assolutamente nulla. Vedremo, male che vada, rimangono comunque tra gli oli essenziali o comunque per ambiente più buoni che io abbia mai provato, a livello proprio anche di profumazione naturale, quindi non sono come quelle profumazioni artificiali, quelle fragranze lì proprio da diffusore punto stop, che sembrano un po' tutte uguali. Buone, veramente buone fragranze. Profumati, c'è cioè un profumo che persiste, quindi molto validi, non macchiano anche se sono oli, mentre altri oli macchiano. Infatti ho il cuscino su cui sono seduta che porco due, mi è caduta una goccina una volta di un olio, non se ne vuole andare. Quindi ecco, stava per cadere, veramente veramente molto validi e io ne ho diversi. Cioè adesso qua va bene, ho uno, questo qua che era quello all'arancia che è finito. E in camera quello, scusate, in sala quello la citronella, come si dice, in camera ne ho due, che uno in realtà mi sta per finire alla lavanda. Ci sono poi all'eucalipto, alla menta e altre fragranze, insomma, adesso non me le ricordo tutte, però secondo me, per quello che sono, anche solo utilizzati qualche goccia, non so, nel cesto dei panni sporchi per dire, o mischiati a qualcosa per fare un diffusore, per fare uno spray ambientale, o appunto anche solo nel diffusore, sono veramente buoni. Vabbè, apro anche qua, ho aperto e chiuso una lunghissima parentesi, ma era doveroso perché veramente tutte le volte vi dicevo, ma questi io li potrò usare, ma li potrò usare, ma li potrò usare sulla pelle. Cosa sono questi ingredienti? Come mai sono qua dentro? Non sono puri, ci credo, costano poco. E allora perché quello che costa di più ce li ha comunque? Insomma, le mie così, divagazioni, però doverose. Adesso ho capito un attimino di più di cosa si sta parlando e mi posso, diciamo, posso rischiare un pochettino di più di andarli a provare senza avere il terrore, ecco. Cambiamo argomento. Ho preso che carino, è troppo bellino questo qua, un sapone mani. Questo è il profumo di zenzero e limone. Io non amo particolarmente lo zenzero, ma in realtà l'accoppiata zenzero-limone è top. Anche nelle caramelle. Non so se avete mai provato le Haribo zenzero-limone. Spaccano. Sono un po' piccantine, però giusto, buono, mi piace. E vabbè, sapete che i saponi mani di Balea vengono veramente una cacchiata, quanto verrà? 70 centesimi, 90 centesimi, adesso non ricordo precisamente, però è un bel boccettone da mezzo litro, 500 ml, e bello, mi piace, adesso lo metterò, credo che sia più da cucina questo forse, più che da bagno, però ecco, mi piace molto e nulla, preso, ho portato a casa. Poi ho ripreso, questa non è una novità, è forse una delle poche cose in realtà che ho ricomprato, sì, perché il resto è tutto nuovo, questa invece l'avevo già acquistata prima, anzi ce l'ho in uso in questo momento, ed è la mousse di Alverde, quindi prodotto biologico, 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 biologico e vegano. Pelli normali e miste al lime e mela verde, bio lime e mela verde, vabbè, quindi è una mousse detergente, praticamente le classiche mousse. Mi piace tantissimo, ha un profumo delizioso, 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 buono, un pochettino come dire, alcolico, ma nel senso di alcolico da bere, ecco, non di alcol. Mi piace molto. Niente che dire, ce l'ho in uso, ne parleremo poi quando l'avrò utilizzata un pochettino di più, perché adesso sarà 2 settimane circa che la utilizzo, però mi piace. La schiuma bella, morbida, il profumo. A me che è estasiato il profumo. È comunque un prodotto biologico, viene una cacchiata, viene 2,90 euro se non sbaglio, 2,99 euro. A me piace tenerne una sempre anche nella doccia, un detergente nella doccia, e uno ce l'ho poi invece
zona lavandino, ecco, per quando mi strucco, mi lavo la faccia al lavandino, però mi piace averlo anche in doccia. Sta finendo quella che avevo in doccia, sempre di M, però di Balea, quella rosa. Ai, che cos'era quella? Non è fiori di loto, comunque ha dei fiori, fiori di mandorlo forse. Vabbè, comunque una cosa delicata, molto delicata. Mi è piaciuta anche quella, però il profumo di questa non ha niente a che vedere. Quella forse costa 1 euro in meno, perché non è bio, però mi è piaciuta. Sta finendo e quindi ho appunto aperto questa che ho adesso in uso, però non l'ho ancora messa nella doccia. Adesso vedrò quale dei due detergenti che ho aperti ci metterò. Comunque questa provatela, ottima. Poi ho voluto prendere questo qui perché era nella sezione cogli l'ultimo. Sapete che ogni tanto mettono qualche prodotto nella parte cogli ultimo, perché probabilmente sono prodotti che escono di produzione. Probabilmente non era un'edizione limitata, ma è semplicemente un prodotto che era in linea e che toglieranno. Capita, è fuori produzione probabilmente. È un olio per il corpo in questa confezione. Io ne ho già uno così che sa di pesca e qualcos'altro. Ce l'ho in bagno. Deliziosi. Qua è sempre una questione di profumi che veramente mi fanno impazzire. L'olio in sé è un olio, sì, idratante. Non mi piaceva tantissimo la consistenza perché rimaneva un pochettino unto. Devo dire la verità. Quell'altro che ho in bagno. In realtà era un bifasico, nel senso che andava shakerato, era metà olio e metà un liquido. Questo invece, se non sbaglio, è tutto olio, sì. Olio corpo rilassante al profumo di miele e lavanda. Cioè, come facevo a lasciarlo lì? Non, cioè, non si poteva. Pagato pochissimo, boh, 2 euro. Sono 150 ml, quindi comunque un buon prezzo. Non sto a guardare gli inci perché, vabbè, hanno Hybrid Oil. Sto guardando un pochettino se c'è dentro qualcosa di particolarmente schifoso. Ai primi posti no. No, neanche l'alcol alla fine. Ah, c'è il nostro amico l'Inalool, il geraniol e il citronelle. Quindi probabilmente questa è la riprova. Vabbè, non è un prodotto biologico ovviamente questo, però comunque è un prodotto che non fa per forza di cose male sulla pelle. E questo era quello che mi premeva capire, ecco. Poi che non siano gli oli essenziali più pregiati del mondo, questo c'era da capire dal prezzo, però l'importante è che non facciano male. Vabbè, comunque tornando a noi, niente, un olio che vedo bene per l'inverno, sai, questo miele, lavanda, boh, ce li vedo bene d'inverno, quindi non vedo l'ora veramente di provarlo. A me gli oli piacciono utilizzati appena esco dalla doccia al posto della crema, praticamente. Questo dice che è un olio corpo rilassante. Poi si può usare per massaggi, per quello che vi pare in realtà. E lo vedo molto liquido, però vabbè, vedremo, insomma, ve ne parlerò più avanti. Ed è questo qua. Anche questo, ecco, non poteva non venire a casa con me. Poi ho preso due, perché ovviamente, cioè, figurati, faccio fuori chissà tanti di quei lip balm che, vabbè. Non ho voluto prendere il solito di Alverde alla calendula, perché volevo cambiare, mi aveva un po' stufato, sinceramente. Volevo provare questi qua di Balea, perché in realtà di Balea non li avevo ancora provati, anzi, no, cazzata, ne ho uno, sì. Stavo dicendo una cazzata proprio. E mi hanno ispirato sia per il fatto che appunto limited edition, e quindi questa è una cosa che mi condiziona sempre, sia per il fatto che le profumazioni mi sembrano ottime per l'estate, ma non solo. Ho voluto prendere quella con l'arancia rossa e quella con melograno e arancia. Sì, esatto, vediamo profumo. Di melograno e arancia, profumo di pompelmo e arancia. Ecco, non era l'arancia rossa, pompelmo. Vabbè, questo qua. Io di Balea ho, che avevo preso, questo qua alla pesca, che è molto buono, ha un profumo delizioso, anzi me lo metto magari che non lascio niente sulle labbra. E questo è leggermente, ma leggermente glitterato. Non si vede neanche, però dà un pochettino di luce, cioè lo stick.
è un pesca leggermente glitterato che quindi lascia questa scia di luce sulle labbra molto molto carina. Come vedete qua ho anche il mio di Alverde che mi piace, però dopo un po' mi stufa, quindi ho voluto provare a cambiare e ho preso questi qua per 99 centesimi, quindi 1 euro e 1 euro, forse anche meno, Vediamo se lo trovo scritto. No, Stick Labbra 99, sì. Poi ho preso, veramente non so perché, non chiedetemelo, non lo so. Cioè, oddio, sì, una vaga idea ce l'ho è del profumo, perché profumo di pesca, come, scusate, di mango come questo, ho la crema per i capelli, che è buonissima, anche funzionale. Questo è uno shampoo, credo. No, scusate, balsamo. Balsamo idratante al profumo di mango 300 ml. Mi ispirava. Volevo vedere, vi dico il ragionamento che ho fatto, quanto fosse diverso rispetto alla crema che sto utilizzando, questa specie di crema balsamo per capelli che si mette o a capello asciutto o a capello bagnato senza risciacquo. Questo invece è il balsamo della stessa linea, tra virgolette, nel senso che ha la stessa profumazione. Costa meno rispetto a quella che è più piccolina e questo invece è un 300 ml. Quindi volevo, vi dico la verità, vedere che differenza ci fosse tra un prodotto e l'altro, perché se fossero simili, magari potrei utilizzare anche questo. Quindi niente, mi ha incuriosito e l'ho voluto prendere. Nella mia testa probabilmente giustificavo l'acquisto pensando di avere pochi balsami. In realtà non è proprio così, però fa niente, non ci pensiamo in questo momento, quindi vabbè, questo qua ho preso, il profumo è... Lasciamo perdere, cosa ve lo dico a fare? E quindi comunque in ogni caso ne sarà valsa la pena. Poi, siamo in dirittura di arrivo, più o meno. Ho voluto prendere quest'acqua spray per viso e corpo, credo, sì, al profumo di anguria. È tanto che gli do un'occhiata, ecco, che la punto. Poi mi sembrava un pochettino superfluo perché alla fine è acqua che sa di melone. Ne ho altre, vi dico la verità, perché là sopra ho l'acqua termale di Avène, là sopra ho lo spray quello di Lidl, della linea quella Sien Tropical Summer. Ho i miei vari Fix Plus, quello alla lavanda, quello al cocco, quello normale, quello pacizzante. Ho l'acqua Mineralize sempre di MAC, quindi insomma ne ho di spray. Ho quello di Elf che è vecchio come me, però vabbè, in versione piccolina. Insomma, ne ho davvero tanti di spray per il viso. Questo però è viso corpo, quindi se ho caldo me lo posso spruzzare anche se... No, non era una giustificazione, ragazze, lo so, però costava poco, 1 euro e qualcosa. Questa sa di melone, quindi una profumazione diversa e mi piaceva appunto, cioè non è che ho scuse, la volevo e me la sono comprata, fine, ciao. Balea spray rinfrescante per viso e corpo, profumo di anguria, vaporizzare su viso e corpo tenendo il flacco in posizione verticale e quindi lasciare asciugare. Per un maggior tocco di freschezza, conservare in frigorifero. Non niente di che, cioè è un'acqua fresca, cioè volendo potremmo prendere lo spruzzino del bagno, riempirlo di acqua, metterlo in frigorifero e spruzzarci quello, più o meno sarebbe la stessa cosa. Ci ficco dentro una fetta d'anguria e siamo a posto, no? Scherzo ovviamente, però non ho scuse, quindi lo volevo, punto. Cioè non è che devo stare a giustificare, tanto soldi miei e a voi che frega, quindi... Poi, allora passiamo ai solari. L'altra volta avevo già acquistato qualcosa come solari, poi probabilmente vi farò un video specifico dove vi mostro, e non ti incastrare, dove ve li mostro per bene tutti quanti. Quindi vi faccio vedere proprio, faccio un video specifico sui solari che facciamo prima. Però non convinta delle quantità che avevo, vabbè, mia mamma mi ha dato questo che se lo sapevo avrei evitato di comprare questo, però vabbè, ne ho presi altri due. Ho preso un 100 ml, che quindi è un formato più
più grande ma comunque piccolo e posso portarmelo nel bagaglio a mano. E questa è una crema solare con fattore di protezione solare 30, ideale per viso e décolleté, anche se io l'ho pensata per tutto il corpo in realtà, perché comunque è la quantità più grande che ho. Resistente all'acqua, si assorbe velocemente, non unge, 24 ore di idratazione. Dice che appunto va bene per viso e décolleté, ma in realtà ecco, si può utilizzare tranquillamente su tutto il corpo. E poi ho preso questa qui invece, che era nella parte diciamo delle mini size, che in realtà non convengono per nulla secondo me, nel senso che il prezzo, no, forse in questo caso era esattamente la metà rispetto a quello grande, forse, mi sembra che avevo fatto il calcolo e in questo caso andava bene, conveniva perché era esattamente la metà. Altre volte invece mi è capitato che la mini size costasse quel tantino di più rispetto alla taglia grande, cioè in equivalenza di quantità, ovviamente. E questo è per pelli sensibili, balsamo solare per pelli sensibili, quindi balsamo dovrebbe essere una consistenza diversa, per pelli delicate, resistenti all'acqua, senza profumo. Era per cambiare, io indipendentemente credo che userò quella che ho già acquistato per il viso, che mantiene anche la pelle opaca sul viso, e le altre indiscriminatamente, non riesco a parlare oggi, indiscriminatamente su tutto il corpo. Se poi vedo che ne so che sono particolarmente arrossate, voglio mettere questa che è per pelli sensibili sul viso, vedrò insomma al momento. Più che altro che a me interessava erano la protezione alta 30 e il formato. Siccome appunto c'era questa differenza, la linea normale e la linea per pelli sensibili, ho voluto comunque prendere anche questa qua per pelli sensibili. I prezzi non me li ricordo, però siamo intorno ai 2-3 euro e siamo intorno a 1 euro, una cosa del genere. Andiamo a guardare, dai. Allora, quella piccolina 50 ml 1,29 euro e l'altra 2,99 euro. Esatto. Poi ho preso perché era in offerta. Ed era, non mi ricordo se era in offerta o anche questa qua era un Cogli l'ultimo, non mi ricordo. So che non c'entra niente e questo prodotto si può trovare un po' ovunque, però già che l'ho trovato a 2 euro lì, ho detto ma sì, dai, prendiamolo. E sto parlando di un tonico di Garnier. So che Garnier non è biologica, non fa chissà quali prodotti, è un brand abbastanza insomma normale, che possiamo trovare un po' ovunque. Niente di particolare, ecco, però mi aveva ispirato molto perché era un tonico protettivo con miele di fiori, 96% di ingredienti di origine naturali, pelli secche e spente. Questo ce lo vedo per la fine dell'estate, in realtà non per adesso, infatti non l'ho preso per adesso. 12 mesi di PAO, 200 ml, e il prezzo. Dov'è? Dove sta? Non c'è. Io ho in mente 2 euro. Però sullo scontrino non c'è. C'è un punto di domanda, sarà quello. 2,99. Può essere, può essere. Vabbè, mettiamo che fosse 2,99, comunque per 200 ml non è eccessivo, non è un prezzo eccessivo. Cioè, è vero che quelli, vi faccio a volte il paragone con gli idrolati della saponaria che costano 3,50 euro circa per 3,50 euro, dipende dalle offerte, però in linea di base 3,50 euro per 100 ml. Questi sono il doppio e lo pago 3 euro. È vero anche che quelli sono idrolati e sono ingredienti, sono biologici e quindi hanno un prezzo un pelino più elevato. Però è proprio vero che quelli non hanno dentro nulla, se non appunto l'idrolato. Questi magari sai, nella formula c'è qualcosina un pochettino di più. Anche qua c'è l'inalool, profumo o derivati da piante. Esatto. Questo o derivati da piante, cioè o è uno o è l'altro, no? Vabbè. Comunque c'è l'acqua, la glicerina, l'alcol, vabbè.
denaturato da barbabietola e canna da zucchero. Il miele, crusca di riso, semi di grano, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque mi ha ispirato, era lì e mi diceva prendimi, prendimi, sono l'ultimo, sono in offerta, costo poco e l'ho preso. È un disastro. Poi, allora, ho voluto prendere fortemente questo prodotto che non avevo mai, non so se non l'avevo mai visto, non l'avevo mai considerato, è un peeling corpo al sale marino. Mi stanno piacendo molto gli scrub e i peeling corpo ultimamente e quindi l'ho visto e ho voluto prenderlo perché il prezzo era basso, siamo intorno ai 3 euro circa, considerando che sono quanti ml, dove sta scritto 250 ml. Di solito fai che in commercio ci sono sui 300, 400 al massimo, sì, 300 credo, quello che ho io forse di là un pochino di più. O 3 o 400, adesso mi viene il dubbio, però l'ho pagato di più, l'ho pagato minimo il doppio rispetto a questo. Quindi siccome questo qua di Balea non l'avevo mai preso, mi sono voluta togliere lo sfizio, come tanti sfizi che mi sono tolta, e ho detto proviamolo, se poi mi fa cagare non ne vale la pena, lo so e punto. Ovviamente si è sedimentato tutto il sale, poverino, e va miscelato per bene, ovviamente non lo apro. E dice, peeling corpo al sale marino 250 ml vegan, la formula arricchita con complesso di minerali, tè bianco e sale marino, leviga la pelle lasciandola morbida, uso massaggiare con movimenti circolari sulla pelle inumidita e infine sciacquare con acqua calda. Vabbè, un peeling normalissimo. Non lo apro, però volevo vedere, non so se si vede che c'è, non credo, una parte insomma un po' più liquida. E una parte appunto invece con il sale, come tutti gli scrap. Andrà miscelato per benino e poi utilizzato. Boh, mi incuriosiva, è carino, anche la confezione molto molto carina, secondo me. Speriamo. Poi, anche questa è una sezione cogli l'ultimo. E questo veramente non potevo lasciarmelo scappare perché veniva a 99 centesimi il tubone grande da 250 ml. Ed è il balsamo alla calendula. Non potevo lasciarlo lì, non potevo assolutamente. Allora, io questo prodotto ne ho sentito parlare, non l'ho mai acquistato perché sinceramente non soffro così tanto di problemi di pelle secca o irritata, non faccio quei lavori magari manuali che ti fanno rovinare tutte le mani. Per esempio, c'è il compagno di mia mamma. Essendo un operaio, molto spesso ha le mani tutte rovinate, molto secche e quindi usa la crema alla calendula di Just, con cui si trova benissimo e ne ha fatte fuori già due, ne usa tanta e insomma ha bisogno di qualcosa di molto lenitivo, molto idratante, molto ricco in nutrienti come appunto la calendula. Per quanto mi riguarda, no. Il mio moroso non usa creme, non gli piacciono, non è tanto di quelli lì che sta lì a incremarsi tutto, sinceramente. Anzi, gli ho preso la crema arnica, gel e sì, artiglio del diavolo mi veniva, artiglio del diavolo e arnica per tutti i suoi vari dolori, non me la vuole mettere, non so se è pigrizia o che altro, vabbè, io te la spalmo io, no, 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 non voglio, vabbè. Quando ho visto questa in offerta nella sezione cogli l'ultimo, ma perché? Semplicemente. Questo in realtà non è uscito di produzione, ma semplicemente stanno rifacendo il packaging, quindi c'è ancora, ma in un altro formato, con un'altra confezione diversa. E quindi probabilmente gli ultimi li mettevano molto scontati. Ho avuto il culo di trovarlo, tra l'altro era l'ultimo. Ci ho pensato, pensato, ripensato, ho detto, ascolta, per questo prezzo io lo prendo e lo tengo, perché comunque un unguento alla calendula in casa può sempre servire, può sempre far bene. Se poi vedo che non lo utilizzo, posso comunque darlo a mia mamma e farlo utilizzare al suo compagno e pace. Comunque scade fra 2 anni. Ciao.
Allora, qua dice balea unguento alla calendula 250 ml, protegge la pelle dagli agenti atmosferici e dalla disidratazione, ideale per le pelli secche. La formula arricchita con provitamina B5 si prende cura della pelle secca e stressata, rendendola morbida ed elastica, ideale per massaggi o come protezione contro il freddo. Secondo me a questo prezzo veramente non potevo lasciarla lì. Quindi presa e portata via. Poi, ultimi prodottini. Allora, prodottino viso. Questo ho voluto provarlo perché sto filendo. Fi so, veramente sto facendo fatica oggi quasi. Sono stanca, un po' sonno, vabbè. Sto finendo il peeling viso che ho in doccia. Sempre di Balea, quello ai noccioli di albicocco. Quella è una crema, diciamo così. Questo invece è un gel. Ho voluto provare a cambiare. Il prezzo era lo stesso. Balea Gel Peeling con estratto di aloe vera per pelli normali e miste. Quindi comunque anche per il tipo di pelle, questa è più adatta al mio tipo di pelle. Formula idratante a base di aloe vera, glicerina, provitamina B5. Applicare 1 o 2 volte a settimana con movimenti circolari evitando la zona occhi. Quindi risciacquare con acqua, vabbè, lo sappiamo. E niente, questo costa 1 euro e qualcosa e ho voluto provare a prenderlo perché incuriosiva, l'altro sta finendo, mi piace anche dei peeling avere qualcosa sempre in doccia, quella che in doccia lo usa anche Nicola ogni tanto, quindi ormai è agli sgoccioli, mi dispiaceva buttarlo via perché mi dispiace sempre buttare via tutto, però no, veramente una casa piena, ma anche perché veramente mi manca magari un dito di un prodotto, lo tengo lì in attesa di ne apro un altro perché quello lì non voglio finirlo e mi dispiace finché proprio arrivo agli sgoccioli, arrivo che non so più dove mettere la roba, allora devo per forza terminare tutto e allora anche quel dito gli dico vabbè dai ciao. Poi fanno, cosa fanno? Passano nel sacchetto dei prodotti finiti e stanno lì un'altra vita e mezza finché faccio il video dei prodotti finiti. Poi dico, ok, adesso li posso recensire, perché alcuni, di alcuni, poi faccio le recensioni singole o diciamo di categoria. E niente, quindi rimangono lì un'altra vita, altri mesi, altri anni, aspettare di essere recensiti perché poi mi dispiace appunto buttarli. Comunque questo preso. Poi ho preso un po' di maschere e una cosa un po' particolare. Allora, ho preso il turbante dei capelli, di questi ne avevo già uno. Boh, l'ho ripreso, comodo perché alla fine è fatto a turbante, quindi non devi stare a più a strecciarti i capelli, ma ti metti già direttamente su il turbante in testa. E questo l'ho preso anche pensando al fatto di andarci a dormire, quindi di tenerlo completamente su tutta la notte, proprio per farlo agire più a lungo e piuttosto che mettere, fare un impacco, una maschera solita e poi dover magari andare a letto scomoda con la paura di sporcare il cuscino e quant'altro, ho pensato che questo fosse molto più comodo perché avete già direttamente il turbante ed è questo qui pagato 3 euro e qualcosa, se non sbaglio. Un po' tanto, però vabbè, ogni tanto si può fare. Poi ho preso veramente ultimi prodottini. Quante belle mascherine, come se ne avessi bisogno, tra l'altro. I patch naso per i punti neri di Balea, questi qua al carbone, come si chiama? Carbone nero. Non li avevo mai provati questi, ne ho diversi in casa di Montage Jeunesse piuttosto che di Essence. Questi sinceramente non li avevo mai provati, ma ho sentito che comunque diverse ragazze si trovano bene, per cui li ho presi. All'interno ci sono 3 pezzi, costano poco. Adesso il prezzo sinceramente mi sfugge, ma andiamo a vederlo perché mi interessa anche a me. Balea non strip 1,99 euro per 3 pezzi. Secondo me si può fare bene o male il prezzo anche di quelli Essence, però è tanto anche quelli Essence in realtà che non li compro. Anche perché io non soffro tanto di punti neri in realtà. Cioè, quando li metto mi viene giù veramente poca roba, ma in generale anche con i migliori. Per cui è un prodotto che sì, ogni tanto faccio, mi piace tenerli in casa per averlo quando magari mi serve, che sono un pochettino più messa male, però non ne ho così l'esigenza, ecco. Madò, mi sta cadendo tutto. Aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto.
E diciamo che in particolare l'ho presi più per Nicola, perché li usa di più lui rispetto a me, quindi vabbè, gliel'ho presi. Poi ho preso maschere in crema, come se non ne avessi abbastanza, veramente sono piena, 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 piena. Allora, cosa abbiamo qui? Limited edition, ovviamente, che ve lo dico a fare, ma non ve lo dico più. Limited edition vuol dire per me devi comprarla. Questa, tra l'altro, mi sembra di averla già, forse, poi devo controllare. O forse simile, no, forse quella che avevo io era l'ananas. Questa invece è, vediamo, maschera viso nutriente con complesso di vitamine, estratto di arance e succo di lime per tutti i tipi di pelle, vitaminica, profumo fruttato, contiene vitamina E, C, provitamina B5, olio di mandorle, estratto di arance, succo di lime, dona morbidezza, mentre il pantenolo lenisce e idrata la pelle. Vabbè, cioè dovevo averla, appunto. Queste costano 79 centesimi se non sbaglio, quindi ne ho presa una. Poi questa è quella che vabbè mi ispira meno, però sai, un anti-rughe ci sta sempre. Ovviamente sono divise in due, già predisposte, divise in due, che è una cosa secondo me intelligentissima che fanno, perché a volte avete le bustine così, dovete usarne metà e il resto rimane lì, chiuderla in qualche modo, si sporca, diventa un pochettino meno igienico, mentre così avete nella quantità e nel prezzo di una maschera sola che di solito trovate in commercio, che sono comunque 16 ml, quindi 8 e 8, le avete già divise in due in modo igienico, in modo che potete fare due applicazioni, secondo me ci sta da Dio. Quindi questa antirughe. Questa che in realtà ho già, questa sono sicura di averla già, ecco forse qual era che mi ricordavo di avere, che è questa qui ai frutti rossi, antiossidante, sì, tutti i tipi di pelle, con pantenolo, estratto di cranberry, estratto di quinoa, agisce contro i radicali liberi, contribuisce al sostegno delle autodifese cutanee, contro l'influenza dei raggi UV, la presenza di lipidi naturali derivati dall'olio di cocco e dall'olio di mandorle rendono la pelle setosa. Sì, ci sta. Quindi questa qui presa e portata a casa. E per finire questa qui che la vedo un po' più coccolosa per l'inverno, sinceramente, però vabbè, rigenerante al latte e miele. Quello che ha latte e miele a me mi ispira inverno, non so perché. Che è questa qui. E per pelli stressate, effetto immediato, rende la pelle elastica grazie al latte di mandorla e al miele d'acacia. Poi due mascherine invece in tessuto. Che sono allora questa, anche questa ovviamente limited edition, è che non la prendi e dopo non la trovi più. Come si può giustamente intuire, molto estiva, colorata con il melone, per pelli secche, quindi maschera in tessuto idratante rinfrescante con estratto di anguria. Questa qui, queste hanno una maschera all'interno, ma io sapete che ne faccio sempre due applicazioni. Bene o male, di tutte le maschere che ho, sono riuscita a fare due applicazioni. Dipende anche da quanto tempo la tenete in posa, perché se la tenete a vita, ovviamente finché si asciuga è inutile che poi, cioè, non si fa. Se invece è bella impregnata, bella ricca di siero, vi fate la mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora. E poi riuscite ad averla ancora bella bagnaticcia, magari non del tutto, però la rimettete all'interno, dove all'interno sicuramente è rimasto altro siero, si rimerge, diciamo, nel siero, e quindi la volta dopo che la mettete è quasi come se fosse nuova, quasi, diciamo, no, però ecco, giù di lì, comunque due applicazioni complete io per ora le ho sempre fatte, quindi vedremo come si comporta anche lei. E per finire, questo è stato, non so perché l'ho comprata, cioè lo so, ma è stato proprio un azzardo, perché spendere così tanto per una maschera, così tanto tra virgolette, nel senso che siamo sempre sui quegli euro e qualcosa, forse questa costava leggermente di più, costava forse 2 euro, andiamo a controllare, è quella in hydrogel, questa qua di Pizzo, che è troppo figa. Ed era anche questa qua, tanto che la vedevo, la puntavo, c'erano anche i pacciocchi, però mi sembrava esagerato, sinceramente. Questa balea, dove sta scritto? È tutto balea praticamente. Allora, quella al melone è 1,49 euro. Le altre tutte 79 e questa. Ah, il gel peeling con l'aloe è 1,49 euro.
Scrub corpo 3,49, acqua spray 1,49 euro. Gli oli essenziali, ho detto una cazzata, non 2,99 ma 1,99 euro, meno di 2 euro gli oli essenziali, vabbè. Dove sta? Io non lo trovo. Non trovo questa maschera. Ah, eccola, maschera viso idrogel 1,99 euro, quindi è veramente quella che costa di più di tutte, quindi quasi 2 euro, però è molto particolare, molto figa, questa non la butterò via, cioè questa praticamente non la userò mai per il terrore di usarla, di finirla. Comunque è composta da due pezzi, ecco qui, vedete come si vede anche qua, tutti col pizzo, bello. Maschera viso rassodante con estratto di tè verde e acido ialuronico. Maschera in fantasia pizzo bianco, idratazione intensa per una pelle più tonica e luminosa. Va bene, l'ho presa e mi sono tolta lo sfizio. Ciao! Così come, piccola sempre pazzia, ma tra virgolette, vedete che pazzie, cioè il massimo che ho speso sono 4 euro, 5 euro, quindi vabbè. Ho preso questo kit di Moon, che è un brand che potete trovare appunto sempre DM, che è diciamo una collaborazione con delle personalità. Io questa Stephanie Ginsinger non la conosco, sinceramente non so neanche se si dica così, però un po' come la Lovely che è in collaborazione anche lì con un altro personaggio, saranno qualche guru, qualche beauty, qualcosa, non lo so. Questa Stephanie non lo so chi sia, vabbè. Questo è praticamente, sono le mie amate fialette, quindi un siero super concentrato, composto in, diciamo, un trattamento settimanale fatto di 7 fialette. E anche in questo caso abbiamo le 7 fialette, eccole qui, vedete, una per ogni giorno della settimana. All'interno praticamente qua c'è, vabbè, oltre all'acido ialuronico, ed estratti di papaya, caffeina e... aspettate che leggo bene, prima di inventarmelo. Per tutti i tipi di pelle con particelle d'oro, acido ialuronico, estratti di papaya e caffeina. No, non avevo inventato, avevo letto giusto. E infatti, se vedete voi all'interno... Non so se si può percepire che ci sono proprio dei pezzettini di oro. Figo. Fighissimo. Quindi hanno ovviamente potere illuminante, come si può ben intuire dalla presenza dell'oro. E niente, appunto, è un trattamento settimanale un po' simile a quelli di Alverde e Fiore di Baca che ho già preso, utilizzato, amato e ricomprato. Questi non li avevo mai provati, però ne ho sentito parlare bene da alcune ragazze, sempre appunto qua su YouTube, che ne avevano parlato proprio per quanto riguarda i prodotti illuminanti, quindi per una skincare, diciamo, improntata sulla luminosità della pelle. E ne parlavano bene, che hanno insomma un bel effetto da provare, insomma, diciamo che per il prezzo che hanno si potevano provare e vengono 4,99 euro per appunto 7 fialette, quindi per il trattamento di una settimana. È un prezzo un pochettino più elevato rispetto magari ai soliti prezzi. Però sinceramente ci sta, è una coccola, lo faccio una volta ogni tanto, mi voglio togliere lo sfizio e voglio provarli perché è un prodotto con dentro oro, mi ispira assai e quindi ho detto ma sì, dai, lo prendo e fine della storia. E questo è quanto, quindi me la sono portata a casa. Io spero che facciano i saldi in realtà da DM, sono sincera, però non credo che li facciano perché l'anno scorso, se non sbaglio, non li avevano fatti, non lo so. Vabbè, comunque questo è quanto, questo è il mio lunghissimo, enorme, anche stavolta video haul, mi sono veramente sbizzarrita perché avevo intenzione di non tornare per un bel pezzo, in realtà mi manca, quindi mi sa che cerco di resistere ancora un po' e poi magari appunto con l'inizio dei saldi vado a fare un giro per vedere se c'è qualche promozione in corso. E nulla, questo è tutto per oggi.
vi mando un bacione al prossimo video. Ciao ciao!